Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai. Speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai. Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai. Mi rialzerà se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Thank you.
sai come nel buio della notte mi rialzerai e in alto sarai come invitarvi ad aprire la vostra Bibbia e nell'Evangelo di Marco, San Marco, al capitolo 5, cominceremo dal verso 21. Ho davanti a me un passaggio biblico molto conosciuto, ma sappiamo che il Signore parla al nostro cuore, vero? Vorrei fare anche una premessa per coloro che ci seguono attraverso la televisione. Ricevo ogni tanto non soltanto i messaggi di posta elettronica, ma anche per le poste normali, ricevo a volte anche degli scritti abbastanza sostanziosi, nel senso che diverse pagine, e amorevolmente tante volte mi si chiede perché non fai questo, perché quest'altro, poi non si mette l'indirizzo di risposta. A chi devo rispondere? Io non saprei a chi rispondere. Ne ho ricevuto una per esempio, e lo voglio dire pubblicamente, che mi diceva: com'è che tu parli sempre della relazione fra l'uomo e Cristo e non parli mai del comandamento di amare gli uni e gli altri? Mi risulta molto strano, perché non faccio altro che predicare e insegnare su questa argomentazione. Voi siete testimoni, naturalmente devo seguire la traccia biblica, certamente ho un mio stile personale nella semplicità. Io auspico sempre che sia la guida dello Spirito Santo di Dio a illuminarmi sul passaggio biblico, ma fondamentalmente questa mi sembrava un'osservazione poco attenta, perché c'è niente di più bello. Abbiamo sempre insegnato, predicato, e poi d'altronde non solo attraverso il servizio di culto che ancora andiamo a dare, ma nella Chiesa abbiamo insegnamenti, abbiamo serate di insegnamento. Chi ha questi desideri? Noi lunedì abbiamo una scuola biblica alle 19:30, poi ci sono tante altre riunioni dove ci sono insegnamenti. Io non posso in un messaggio domenicale dare chissà quanti insegnamenti, mi attengo a quello che è il passaggio biblico che il Signore mi dà. Ancora questa persona poi mi chiedeva, dice, che ti ritieni come cristiano? Chi sei? Un battista, un pentecostale, Io sono anch'io un cristiano nato di nuovo, di acqua e di spirito. Nessuna chiesa salva. La salvezza è in Gesù Cristo, il Signore. Giovanni 14 lo cita, Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E credo così di poter rispondere forse a più di qualcuno di cui, ripeto, avrei risposto per iscritto, ma non mi è stata data la possibilità. Che Dio benedica tutti coloro che ascoltano questa parola e che lo Spirito Santo possa toccare, continuare a toccare i cuori. Amen. Lo scopo che usciamo fuori dai nostri servizi di culto è uno scopo che non è di protagonismo umano, è uno scopo evangelistico nel significato più puro del termine, quello di portare la buona novella di Gesù Cristo. Dalla mattina alla sera ricevete tante cattive notizie, fratelli miei, amici miei. È vero, noi portiamo la buona novella che Gesù è il Signore. Dio è vivente e Egli risponde alle nostre preghiere. Amen. E allora ci accingiamo a leggere il passaggio biblico di Marco, capitolo 5,
dal verso 21. Come sempre, soltanto a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, e come sempre dico, perché è gradito al Signore, soprattutto la nostra ubbidienza, cosa si risponde? Amen. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza, dicendo: «La mia figliola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia guarita e viva». Ed egli se ne andò con lui. Una grande folla lo seguiva e gli stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni, aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, aveva sentito parlare di Gesù. Venne tra la folla, le sue spalle, e toccò il suo vestito, poiché diceva: «Se solo tocco le sue vesti, sarò guarita». E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: «Chi mi ha toccato i vestiti?» E i suoi discepoli gli dissero: «Non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici: chi mi ha toccato?» Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha guarito. Vai in pace e sii guarito dal tuo male». Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni della casa del capo della sinagoga dicendo: «La tua figlia è morta. Perché importuni ancora il maestro?» Ma Gesù, appena intese ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, credi solamente». E non permise che alcuno lo seguisse all'infuori di Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato, disse loro: «Perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme». E quelli lo deridevano, ma gli messe di tutti fuori, presi con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò là dove giaceva la fanciulla. Quindi prese la fanciulla per mano e disse: «Talita cumi», che tradotto vuol dire: «Fanciulla, ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni ed essi furono presi da un grande stupore, ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere. Poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Gloria al nome del Signore. Bellissimo questo passo della Scrittura. Ripeto, l'abbiamo esaminato più volte. Ma io credo, appunto, com'è la parola di Dio, è il cibo per l'anima nostra, il nutrimento perfetto. Gloria al nome del Signore. E vediamo in questo passaggio biblico, vediamo due tipi di fede. Vediamo una fede dichiarata, manifestata, e una fede realizzata, che poi viene manifestata per forza. Vero? E soprattutto mi rimane nel mio orecchio: non temere, credi solamente. Vorrei dare molta enfasi a questa espressione, perché viene dalla parte dello Spirito di Dio. Non temere, cioè non aver paura. Qui il temere significa proprio non aver paura, non avere momenti di dubbio,
Credi solamente che la tua fede, che il tuo credere ti farà realizzare la fede divina, perché nel tuo credere Dio opera e opererà. Chissà quanti, non soltanto nella comunità, nella chiesa, chissà, tutti noi abbiamo sempre bisogno del Signore, abbiamo tante necessità, abbiamo tante difficoltà, abbiamo tanti desideri realizzati in attesa di realizzazione, abbiamo tante richieste, vorrei dire più petizioni verso il Signore, vero? Ma chissà quanta gente in questo momento, quante persone che seguono anche il programma e che seguono questa parola, hanno tante perplessità, sono avviliti magari, hanno veramente fatto di tutto per realizzare qualcosa e si accorgono che tutto ciò non è sufficiente. Allora io a tutti dico, e lo dico anche a me stesso, non temere. Credi solamente, ma secondo voi perché sono riportati questi passaggi biblici? Perché sono riportati anche questi miracoli di Gesù? Soltanto perché dobbiamo averne una conoscenza culturale, una conoscenza soltanto che come un fatto, come una narrazione, o perché sono esempi che il nostro Dio ci pone innanzi, che per lo Spirito Santo e per un credere veramente nella parola di Dio noi possiamo realizzare le cose che sembrano impossibili, ricordandovi che le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ogni cosa è possibile a Dio. Ci troviamo davanti a due casi. Uno di un'infermità da circa 12 anni, lo dice, una donna dal flusso di sangue, emorragia continua, che per 12 anni questa donna aveva fatto tutte le possibili esperienze anche di carattere farmacologico nei limiti della conoscenza medica di quei tempi. Chiaramente noi siamo sempre del parere che anche la scienza, soprattutto quella vera scienza, è sempre l'aiuto che viene da Dio. È Dio che dà l'intelligenza all'uomo. Non c'è niente di più bello di poter trovare anche tra coloro che esercitano quello che è la medicina e altre branche della scienza, quelli che sono cristiani, quelli che hanno veramente un sentimento verso il Signore, quelli che sanno che hanno una limitazione, che è l'umana limitazione, che molti miracoli vogliono dagli uomini. Tante volte si pensa che i miracoli escono dalle pillole, dalle iniezioni. E anche quando ci sono degli interventi di carattere chirurgico, a volte c'è il bisturi d'oro e c'è il bisturi di piombo. No, fratelli miei, la guarigione viene sempre dal Signore. Dio usa gli uomini, Dio usa certi medicamenti, Dio usa anche medicamenti di carattere naturale che si trovano, che Lui stesso ha creato, perché Dio di amore sotto tutti gli aspetti. Noi pensiamo che Lui è quel Dio forse che sta su un piedistallo o su un trono a guardare come soffre l'umanità e dice meno male che questo... No, Dio è amore, come ve lo dobbiamo dire? E l'amore più grande l'ha manifestato quando ha mandato il suo figlio e lo sta manifestando ancora, che nonostante la malvagità che esiste su questa terra, nonostante che abbiamo superato quello che è la realtà di Sodoma e Gomorra, Dio continua mediante il suo spirito a predicare, a mandare la sua parola e a metterla nei nostri cuori e a testimoniare che Lui è vivente. È vivente? Dio è vivente? Dio non è mai morto. Perché sulla croce qualcuno dice, ma morì Dio sulla croce. Non è mai morto Dio. Morì l'uomo Gesù sulla croce. Ma non morì il figliuolo di Dio. E poi, tra le altre cose, quel corpo risuscitò. Risuscitò e risuscitò in una natura diversa, ovviamente. Ritornò in quella che, in un certo qual modo, era una natura che aveva avuto prima e egli oggi siede alla destra del Padre e intercede per coloro che lo invocano. E noi siamo felici di pregare, siamo gioiosi di dare gloria e onore al Padre e di pregarlo nel nome di Gesù, perché soltanto in quel nome possiamo riceverne esattamente quello che noi chiediamo. Amen. Gloria al Signore. Quindi in quel tempo anche la medicina era, ovviamente non aveva raggiunto i mezzi di oggi, non c'erano mezzi elettronici e gioielli della tecnologia come oggi, che hanno alleviato le sofferenze, che permettono di individuare i mali. Vedete, i mali si sono individuati. Ma una cosa è individuare il male, una cosa è avere la guarigione.
Tutti siamo soggetti, chissà quanti di noi chi ha una cosa, chi ha un'altra. Molte cose vengono anche con l'età. Abbiamo visto questa è una realtà che viviamo tutti quanti. Ci sono degli strumenti che permettono di indagare su questa macchina perfetta che Dio ha fatto, che è l'organismo umano, il corpo umano. Ma la guarigione? Sì, con i medicinali agiscono. Molti agiscono in una maniera, aggiustano qualcosa, poi ne rompono un'altra. È notorio anche questo. Per cui noi come cristiani cosa possiamo dire? Usiamo la medicina, usiamola per i bambini, usiamola per gli adulti, usiamola per tutti quanti. Ma confidiamo in Dio. Perché la vera guarigione, ogni guarigione, viene veramente da Dio. Lo credete? E questo è in realtà della parola del Signore. E noi vediamo che questa donna, dice la scrittura, dice questo passaggio biblico, che aveva avuto questa infernale malattia, perché poi le donne possono meglio comprendere tutto questo, avere praticamente una realtà, un flusso di questo sangue, un'emorragia continua, il sangue è vita, averlo per 12 anni, con le realtà di allora, con tutte le difficoltà di allora, ma anche con le problematiche che venivano da quello che era la religione, o meglio l'ossequianza del mondo ebraico, perché se voi leggete in quello che è l'Antico Testamento, troverete anche che c'è una certa impurità in tutto questo, subentravano anche delle realtà di carattere biblico e di quello che era soprattutto il Levitico, il libro del Levitico. Bene, questa donna era sofferente al massimo, e poi ve la immaginate, una donna che è in questa condizione per 12 anni. Non conosciamo l'età di questa donna, ma io me la sono sempre immaginata una piccola donna consumata dalla sofferenza e dagli anni e da questa continua perdita di salute, possiamo dire, vero? Ma questa donna ha maturato un pensiero nella sua mente, un pensiero tutto suo, ha cominciato a credere. Ma come ha fatto a credere? Vi direte come ha fatto per credere? Ha sentito, ha ascoltato. Cosa avrà ascoltato? Lo sai, Gesù di Nazareth ha fatto questo e questo in quel luogo. Gesù di Nazareth ha fatto quest'altro in quest'altro luogo. E tutto questo l'ha portato man mano, forse da lontano, a credere. E nel momento che ha avuto la possibilità che Gesù era in quella zona dove lei ovviamente abitava, ha fatto un proponimento, ma un santo proponimento, ma l'ha fatto in una maniera inusuale, perché vedete, mentre l'altro, il padre della fanciulla che stava per morire e che poi in realtà moriva, Jairo, veniva davanti al Signore e si prostrava e lo implorava: io ho una figliuola di 12 anni che sta per morire, Signore, tu vieni, imponi le mani e tu potrai guarirla. Questa donna non disse niente a nessuno. Fece un proponimento intimo, personale, un proponimento, non ha comunicato niente a nessuno, non l'ha reso pubblico, lo ha fatto privato, è chiuso nel suo cuore. Questa donna si presenta così e si infila davanti a questa folla. Avete sentito che quando il Signore si spostava, una folla immensa, ovviamente la maggior parte erano i curiosi, è vero? Oltre chiaramente ai discepoli, ma molti erano i curiosi, fammi vedere che succede. I miracoli, questo fa i miracoli, andiamo a vedere, anche oggi basta dire che c'è uno che fa i miracoli, succede. E oggi bisogna fare molta attenzione, quanti falsi miracoli esistono. Quanti miracoli immaginari, quante cose sbagliate. Potrei dire anche questo, anche Satana sa fare i suoi miracoli, ma li fa in maniera completamente opposta. Sembra che faccia qualcosa di bene e ne farà un'altra di male, perché non vuol bene a nessuno. Satana non vuol bene a nessuno. Anche quelli che sono i suoi strumenti, perché lui certamente
e fa parte di quel mondo di spirituale che agisce anche attraverso esseri umani. Voi avete visto e conoscete tante storie, perfino maghi, stregoni, roba varia. Alla fine molti di loro si sono tolti la vita, molti di loro. Non faccio il nome di una donna che stimavo tanto nel passato, che fece un'indagine nella nostra nazione, fra le sette diaboliche, fra le manifestazioni delle potenze diaboliche, e ha scritto anche un libro molto importante. Questa donna è comparsa anche qualche volta in televisione, sui canali nazionali, una donna che ha fatto una grande esperienza in questi tristi luoghi dove si manifestano queste potenze, che non è la potenza di Dio, perché solo Dio è amore, è l'opposto. Poi improvvisamente si è tolta lei stessa la vita. Quanto mi è dispiaciuto, questo non è successo troppo tempo fa. E quando mi è dispiaciuto, quando ho saputo questo, però ho chiesto, ho pensato, dico, perché Signore? Se sta donna conosceva e ha denunciato in certo quel modo, denunciava l'opinione pubblica, quello che era la falsità di questa potenza che era negativa ed è negativa, che agisce e che tante persone vengono attratte, vengono chiamate. Perché poi questa donna a un certo punto è stata praticamente portata a un suicidio, e il suicidio viene dal demonio, viene dalle potenze sataniche, perché a parte che il corpo non ci appartiene, è un dono che Dio ci ha dato, ma togliersi la vita, ditemi quello che volete voi, forse molti la penseranno differentemente, ma io la penso come la parola di Dio, è Dio che dà, è Dio che toglie. Come si fa una persona che è nella normalità, che vive una vita equilibrata, a voler chiudere immediatamente questo corso, di spezzare questo corso della vita, se non è perché c'è un'influenza diabolica? E chiamiamo diabolica perché certamente non è quella positiva, perché queste cose non appartengono assolutamente a quella che è la potenza di Dio, l'amore di Dio. Amen. E io ho pensato che probabilmente lei non era coperta abbastanza, non era protetta abbastanza. Perché? Perché conosciamo che chi veramente ha fatto un'esperienza col Signore potrà calpestare serpente e scorpione. Questi sono i segni, dice Marco, l'ultimo capitolo, che accompagneranno coloro che hanno creduto. La prima cosa, cacceranno i demoni nel nome di Gesù. E qui non è che ci vogliono cose particolari, certo, dipende da certi tipi di possessione, ma ogni credente ha la sua autorità in Cristo Gesù, mediante una fede vera, autentica, biblica, in Gesù Cristo il Signore. Amen! Questa donna ha maturato la sua fede, una fede potente. Vedete com'è stata potente? Non ha detto niente a nessuno, ma non ha guardato nemmeno, questa fede non l'ha fatta nemmeno valutare il rischio che correva. Che significa entrare in una folla per una donna sicuramente esile, debole? Cosa significava entrare in una folla? Significava un rischio enorme, significava, avete visto tante volte, quando le folle sono particolarmente numerose e qualche volta anche che si muovono con una certa rapidità, quanta gente rimane per terra, a volte muore per terra, è una donna esile, malata, da tanti anni, che vi aspettate, che era chissà che cosa, ma quella sua fede, la fede è una lampada che illumina e riscalda il proprio cuore. È così. Amen. Siete d'accordo? Amen. Chi non ha una fede, la vera fede, parliamo della fede in Dio, non parliamo della fede nuziale e né di altri, parliamo della fede in Dio. E senza Dio, come possono vivere una vita equilibrata? Come possono vivere una vita senza speranza? Perché chi non ha fede non ha neanche la speranza. Siete d'accordo? Se non siete d'accordo non fa niente. Ma siete d'accordo? Chi è d'accordo? D'accordo con la parola di Dio. Gloria al nome del Signore. Amen. Com'è possibile? Questa donna non valuta il pericolo che lei corre. È convinta, sicura, certa. Certamente la risposta era già nel suo cuore.
Lei non poteva capirlo, lei non poteva intenderlo, ma la risposta era già nel cuore di questa donna. Che questa forza interiore chi gliela poteva dare se non Dio? Perché Dio conosceva il cuore. Dio conosce il cuore. Anzi, io dico di più, soltanto Dio conosce i cuori e il cuore dell'uomo. Gloria al nome del Signore. Soltanto, questo è il suo proponimento, il suo obiettivo. Soltanto se riesco a toccare la stoffa, un po' di stoffa del suo vestito, io sarò guarita. Signore, facci realizzare la stessa fede di questa donna, vogliamo dire tutti quanti. Una certezza, e la fede è certezza di cose che si sperano e non si vedono, lo dice la parola di Dio. Amen. E molti dicono, Signore, accrescici la fede. L'ho detto poc'anzi anch'io, ma io so bene che la risposta l'abbiamo già nella parola di Dio. E l'ho detto tante volte, la fede viene dall'udire, dall'udito, e l'udito viene dalla parola di Dio. Perché la parola di Dio? Perché la parola di Dio è verità, perché Gesù è verità, perché Gesù è la parola di Dio, è in Cristo Gesù, e ogni cosa è possibile a chi crede. Io spero che questa parola possa servire a tanti in questo momento per poter realizzare una guarigione spirituale, una guarigione fisica, una realtà matrimoniale che sta fallendo, una situazione economica disastrosa. La fede nel Signore ci porta a tutto. Lui è potente e onnipotente di fare ogni cosa. Amen. Questa donna così decisa, quanto mi piace, e quanto mi piace sempre ricordarla. Un giorno la incontreremo sicuramente nel Regno dei Cieli, perché la sua fede è stata così potente per una guarigione del corpo. Figuratevi se non è rimasta una fede in quella donna fino a quando il Signore se l'ha portata, e un giorno sicuramente la incontreremo, e la incontreremo nel Signore, vero o no? Amen. Non sappiamo il nome, non ci interessa. Ma quel giorno potrà dire, ero io. La cosa bella è che possiamo stare e dire, ci sono anch'io. È bello, eri tu, ero anch'io. C'ero anch'io, perché la tua testimonianza è servita per accrescere la mia fede personale. Alleluia, gloria al Signore. Molto bello tutto questo. E questa donna si infila nella folla. Ma nel frattempo era successo che c'era stato appunto questo papà che al di là del suo compito, che aveva una certa rilevanza nella religione ebraica, era un uomo che aveva una responsabilità nella sinagoga, però in quel momento non guardava, non stava a guardare, perché i farisei gli avrebbero detto, dove vai? Cosa fai? Vai da Gesù, ma chi è quel Gesù? Perché Gesù non fu accettato, non fu accettato assolutamente. Il Messia che essi aspettavano non lo ritenevano in Cristo Gesù, vedevano una potenza. Qualcuno a un giorno a Gesù ebbe a domandare, dice, perché cosa dice la gente che io sia? Signore, molti dicono che sei un profeta, e altri dicono che sei questo, sei quest'altro. Ma quanto fu bello quando Gesù ti fece una domanda. E voi, chi dite che io sia? La stessa domanda che arriva in questo momento ai nostri cuori. E ci fu una risposta unica per tutti quanti, vero? Tu sei il Cristo, l'unigenito figlio di Dio. Diamo gloria al Signore Gesù. Date spazio alla nostra fede, alla vostra fede. Fede sincera, vera. Non ponete fiducia nelle creature. Non ponete fiducia anche nelle creature sante che sono, perché la santità... ho dato una spiegazione biblica della santificazione tante volte. La santificazione, al di là di quello che stabiliscono gli uomini, le norme liturgiche, la santificazione è la separazione dalle opere malvagie del mondo e a essere appartati a Cristo per far la volontà di Dio. E questa è la santità secondo il modello biblico. Amen. E la Bibbia è la perfetta parola di Dio. Nel suo contenuto, la sua realtà, il linguaggio è umano, ma la realtà è divina. Amen. Gloria al Signore. Bella, diceva. L'uomo era lì. Non era più il capo della sinagoga, era il padre di famiglia.
bella figlioletta di 12 anni, che aveva visto ormai che stava perdendo, non aveva possibilità. E l'unica possibilità, anche lui aveva sentito, anche lui conosceva. Quanta gente sente, tante volte non si interessa, poi quando hanno la necessità, il bisogno, si ricordano di aver sentito. E fa parte della generalità umana. Si ricorda, ovviamente chissà quanti gli hanno detto, non si sarebbe mai accostata al Signore se la figlia non fosse stata in quella condizione. Ma in quell'occasione ormai si vedeva perduto. Vedeva questa figlioletta che non guariva, questa figlioletta che era destinata a morire, e si inginocchia davanti al Signore, vieni, imponi le mani. Due realtà, abbiamo detto, completamente diverse, vero? Il padre che implora il Signore, la donna che non implora, che è sicura, deve toccare il lembo della veste. Cosa avviene? Avviene in contemporanea due avvenimenti, due realtà, e due realtà che possiamo mettere su un certo piano, ma sono completamente diverse. La donna che, perseguendo il proprio scopo, il proprio obiettivo, non si fa fermare da nessuno, si intrufola nella folla, si accosta piano piano, stende una mano, tocca il lembo del vestito del Signore, lo tocca soltanto, e nel toccarla la sua fede immediatamente gli fa avvertire che il flagello che aveva non c'era più, è finito, dopo 12 anni è finito. Non era una casualità, non era il risultato di tante medicine. La stessa testimonianza poi che avrebbe dato ci dice che anziché di migliorare era peggiorata. Perché? Perché la guarigione viene sempre da Dio. Se si vuole accettare o non si vuole accettare, Lui ci ha dato la vita e Lui può chiamare la nostra vita. In ogni cosa c'è sempre, e anche se non si vuole riconoscere, c'è sempre qualcosa che richiede l'intervento divino. Amen. Gloria al Signore. La donna tocca, è guarita, si sente immediatamente, si avverte questa guarigione, e non è una guarigione momentanea, perché poi viene confermata. Perché a questo punto il Signore se ne accorge. Ma io, ricordiamo che Gesù era Dio, è stato vero uomo, è Dio. Amen. E anche essendo vero uomo, c'era la Deità era dentro di Lui. Secondo me quella donna già l'aspettava. Nel momento che la tocca, si rivolge. Chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? La folla intorno, tanta gente. Chi tocca a destra, chi tocca a sinistra. Magari quella donna ha toccato tanto un pezzettino di stoffa. C'è chi lo toccava su un braccio, chi lo toccava su una spalla, chi lo toccava da tutte le parti. Ma Gesù dice, chi mi ha toccato? E tutti dicevano, umanamente non hanno capito niente a quel punto. Signore, tu ci vieni a dire chi ti ha toccato? Questa tanta gente che ti tocca, chi a destra, chi a manca. Come fai a dire chi mi ha toccato? No, mi dico, tutti mi toccano. Mi toccano così, casualmente, mi spingono. Una sola mi ha toccata. E io lo so perché. Perché virtù sono uscite dal mio corpo. Qual era la virtù? La guarigione di quella donna. E nel dire questo, la donna tremante, pensando di aver rubato qualcosa, pensando di dover essere lì ancora rimproverata, come ti sei permessa di toccarmi? Ma questo era un pensiero umano sbagliato, perché se Dio è amore, il figlio di Dio è il frutto dell'amore di Dio. Alleluia, la gioia, era l'unica gioia che aveva il Signore dentro al suo cuore in quel momento, di vedere una donna fra tanti ipocriti, fra tanta gente falsa che dice una cosa e ne fa un'altra, fra tanti curiosi, finalmente una donna che era onesta, sincera, che credeva in Lui. Non è la stessa cosa oggigiorno, quanta gente, io prego a questo, io prego a quello, io faccio, io dico, sopra, sotto. Poi anche coloro che conoscono la parola di Dio, quante volte, ma il Dio è potente, il Dio è buono, poi quando succede qualcosa,
Come sempre questa parola la predico spontaneamente, senza, non l'avevo nemmeno preparata. Io predico con semplicità e soprattutto chiedo al Signore il passaggio biblico volta per volta. Questa parola serve per il nostro insegnamento, ammaestramento. Volete crescere nella fede? Volete vedere una fede più potente e operante? Leggete sempre la parola di Dio. Ricevetela nel vostro cuore, perché il nostro Dio è il Dio di ieri, di oggi e di sempre. Egli non è mai cambiato e mai cambierà. Amen. Gloria al Signore. Vedete, la fede di quella donna in certo qual modo è servita anche per quell'uomo che era ai piedi di Gesù. Quando ha visto quella donna, mentre l'ha vista, poi arriva un cattivo emissario e gli viene a dire: non dar più fastidio al maestro, la tua figliuola è morta. Davanti alla morte non c'è più niente da fare. Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, benché sia morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà giammai, in senso spirituale ovviamente, e in senso spirituale dell'anima. Amen. Gloria al Signore. La tua figliuola è morta. Che bella notizia che ha portato. Non dà più molestia al maestro, non può fare più niente. Lui poteva fare qualcosa fin quando era vivo, ma lui è il figlio di Dio. Lui poteva e può farlo in vita, ma può risuscitare anche i morti. Non aveva risuscitato Lazzaro. Gloria al Signore. E Gesù in quel momento capisce che quell'uomo ha bisogno e ha bisogno di essere confermato e raffermato. Che sofferenza avrà provata nel cuore? Non temere, lo dice a me e a te, lo dice a tutti quanti noi, lo sta dicendo adesso, lo dice? Lo riceviamo? Non temere, credi solamente. Io potrei aggiungere un'altra frase e vedremo la gloria di Dio. Amen? Soltanto con quelle parole quell'uomo si riprende, ha visto la donna guarita. Ma la limitazione era chiara, il maligno ha usato l'emissario per poter dire: lui non può fare più niente, lui può farlo fin quando vive, ma adesso è morto e non c'è più niente da fare. E il Signore interviene, entra in casa di Jairo, trova la gente che grida, strilla, quante cose. Tutta questa manifestazione carnale, quanta ipocrisia c'è in tutto questo. Tante volte chi muore è un fastidio per gli altri, quante volte non si aspetta altro, morte tua, vita mia, quante volte ci sono rancori anche nelle famiglie, quante cose, non diciamoci fesserie davanti alla presenza di Dio, vogliamo essere onesti fino in fondo, la sofferenza è soltanto di quelli che veramente sono stretti, 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 che magari hanno vissuto realmente una vita, è una vita familiare. Ma quanta gente si interessa e non si interessa, scusatemi, lo vedete quando fanno i cortei funebri. Chi parla di affari, chi parla di questo, chi parla di questo, sono quei pochi che hanno il dolore nel cuore. Ci si va perché bisogna fare una bella figura, bisogna far vedere che uno è presente. Quanta ipocrisia che c'è nel mondo! Signore, liberaci da ogni ipocrisia, gloria al nome del Signore. La sofferenza di chi ce l'ha. Nel momento in cui quello gridava a destra, quell'altro gridava a sinistra. E mentre chi piangeva là si pagava, a quei tempi si pagava anche chi piangeva. C'erano i piagnoni stipendiati, pagati, monetizzati se preferite, a quei tempi. Per cui il Signore dice: che state a fare a gridare, a piangere? Fermatevi, la fanciulla non è morta, dorme. Immediatamente la loro ipocrisia cambiò. Lo deridevano. Che significa lo deridevano? Ah, guarda che dice questo, ma questo è pazzo, ma che sta dicendo? Quello è morto. Il Signore li cacciò fuori, li mise fuori. Lui aveva tutta l'autorità come uomo, lui ha sempre avuto autorità come Dio. Vogliamo dare gloria a Dio? Li mette tutte fuori e poi prende i familiari e quei pochi discepoli che sono vicini a lui. Entra, quanto è bella questa espressione,
Se non sbaglio, aramaica dovrebbe essere. Perdonate qualche volta che non sono molto preciso, perché non viene da uno studio, viene da quello che è un messaggio, un messaggio che viene dato al momento, quindi non abbiamo avuto tempo di controllare. Ma io so che voi non guardate la forma, io so che la maggior parte guarda la sostanza, vero? E la differenza è proprio in questo, che quando è una parola fresca che viene dal cielo, raggiunge i cuori sono benedetti. Amen. Talita cumi, fanciulla, io te lo dico, alzati. E la fanciulla si risvegliò e fu restituita ai suoi genitori. E gli fu dato l'ordine ai genitori di alimentarla. Però voglio dirvi due cose. La donna dal flusso di sangue ricevette il miracolo, ma ricevette anche la guarigione perfetta di quel miracolo quando Gesù la manifestò davanti agli altri. La ragazza viene restituita al padre nella piena funzionalità del suo corpo fisico. Gli fu detto: dategli da mangiare, alimentatela, continui a vivere. Vogliamo dare gloria a Dio col cuore. E questo è meraviglioso, vero? È lo stesso Dio ieri, oggi e in eterno. È lo stesso Gesù, anzi di più, perché quello era Gesù uomo che era limitato a una zona. Oggi Gesù è presente mediante il suo vicario che è lo Spirito Santo di Dio. Qualunque cosa chiedete al Padre nel nome mio, egli ve la darà. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo e vogliamo in questo momento ringraziare il Signore. Diamo gloria a Dio, fratelli miei, sorelle care, anche voi che davanti a un televisore. Il Signore è presente anche lì. Egli è onnipresente, ma soprattutto è presente dove ci sono cuori aperti alla sua parola, che lo lodano, lo riconoscono, vogliono credere e vogliono ricevere la fede, quella fede che non soltanto salva, c'è una fede ancora che è potenza di Dio. Vogliamo chinare il capo. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Vogliamo ringraziarti, glorificarti, perché siamo esseri deboli, ma è la tua parola che ci dà forza, Signore. Questa parola che è spirito e vita, questa parola che ci fa superare i momenti di indecisione, i momenti di abbattimento, i momenti di sofferenza, i momenti in cui ci vediamo perduti. Signore, tu sei tutto per noi. E la nostra sappiamo che non è una fede inutile, è una fede vera, autentica. È una fede che, una fiducia da parte nostra che fa agire quella fede che viene attraverso la tua parola, che viene dal cielo. Per cui, Signore, in ogni cosa, non soltanto noi abbiamo piena fiducia in te, ma ci sottomettiamo alla tua perfetta volontà e diciamo: non la nostra, la tua volontà sia fatta. Ti adoriamo, Padre, ti glorifichiamo e veniamo a te per i meriti di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù? Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Padre di grazia, nessuno.
meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte.